Buonasera a tutti, amici di Particles, benvenuti per un'altra puntata insieme. Oggi è una puntata per me davvero particolare e per tutti noi i componenti dello staff di Particles. E saluto, inizio con il salutare il nostro ospite di stasera, che però non lo introdurrò io, ma lo farò poi introdurre a Luigi. Quindi buonasera, Mr. Massimo Oddo. Luigi, ti lascio te l'onore di questa breve presentazione e poi farò un parlare il mister. Vabbè, io innanzitutto ringrazio Massimo, che è un amico, e ha accettato di partecipare a questa nostra conversazione su Twitch per parlare di calcio, di tattica, delle sue esperienze, dei suoi progetti, del suo gioco e il suo curriculum. È incredibile, lo conoscono tutti e niente, volevo solo ringraziarlo e basta. Per cui direi che Marco, se vuoi partire tu con la trasmissione, direi che... Assolutamente. Massimo, io di solito a questo punto chiedo una piccola presentazione, ma nel tuo caso direi che non c'è tanto bisogno. Se vuoi fare un saluto iniziale a chi ci sta seguendo. Un saluto a tutti, grazie per l'invito, è un piacere essere con voi e parlare un po' di calcio. Assolutamente, è un piacere anche per noi. Presento anche gli altri interlocutori che saranno con noi questa sera, oltre a Luigi, oltre a Mr. Massimo, saranno con noi anche Gorna, ci sarà anche con noi il nostro Savo, se volete fare un saluto, e poi partiamo con la nostra diretta, che sono mille cose da dire. Ciao a tutti, buonasera a tutti, iniziamo pure Marco, dai. Iniziamo. Mister, partiamo. Io voglio fare un piccolo percorso con te. La prima parte di questo percorso parla dell'esperienza da giocatore. E parliamo dell'esperienza da giocatore dell'Ambrosini che io vedo. Sì, abbiamo la sorpresa. Sì. Ecco, volevo dire che c'è una persona che si è collegata adesso, che ha insistito tanto, perché Massimo è un personaggio con un carattere forte, molto divisivo. Ambro non era tanto convinto di questa tua partecipazione. Cos'è divisivo? Cosa vuol dire divisivo? Divisivo non so neanche cosa vuol dire divisivo. Divisivo? Ma sì, spiegaglielo tu che sei laureato cosa vuol dire divisivo. Che divide. Che spacchi lo schermo. Che è una personalità forte. No, tu è una personalità forte. Per cui Ambro mi ha detto, ma cioè, proprio lui dovevate scegliere. Non lo so. Visto che bella sorpresa. Bella sorpresa. Ciao Bellissimo. Tutti, buonasera a tutti. Tanto Massimo, buonasera. Io ogni volta che Massimo va a allenare le squadre, dico prima o poi, non dico che sono contento quando smette, quando purtroppo non ha più il quando lo esonerano, però devo dire la verità, me lo ritrovo sempre vicino a casa e sto più tempo con lui che con mia moglie da quando è a Milano. Ecco, proprio per questo, Ambro, noi per presente. Chiaro che Massimo non ha bisogno di presentazioni come calciatore, come allenatore, però abbiamo pensato che una presentazione di due minuti, così se fatta da te, avesse una voi giocate insieme, avete vinto, avete fatto, valesse più di mille parole che potessi dire io o chiunque altro, insomma. Ma cosa devo dire? Massi è amico, quindi se devo farti una presentazione seria, cosa devo dirti? Massi è... Semiseria, no, allora devo dirti che Massimo è a... Vabbè, dal punto di vista professionale secondo me, ha mostrato delle idee veramente interessanti, e soprattutto all'inizio, cioè, chiaramente quando ha stupito tutti all'inizio con il Pescara. Chiaramente le idee rimangono, non ho avuto secondo me la fortuna di trovare un progetto magari giusto, è stato sfortunato quando in realtà il progetto giusto l'aveva trovato. È stato sfortunato soprattutto a Udine, quando probabilmente per un gol non ha avuto l'opportunità di continuare quell'esperienza. Per il resto penso sia una persona, anzi sono sicuro, è una persona di cultura, di livello, di personalità, che ha idee ed è in grado di trasmetterle. Ora deve avere la fortuna di rimettersi nel cammino giusto, deve avere probabilmente anche la capacità di rimettersi in discussione a un livello diverso, ma lui lo sa, e per il resto deve seguire un po' più di consigli che gli do io, perché quando li seguo gli va bene. Sono stato troppo serio? È un po' troppo, sì, dai. Un po' troppo. Ma dai, un difetto ce l'avrà. Difetto professionale? No, io intendevo.
No, lui un difetto ce l'avrà, parla solo bene. Difetti li ha che... Dai, non so dire difetti. Dai, no, niente. Sarà ancora più serio del... Li dico io dopo. Va bene, Massi, ti ringraziamo per aver fatto questa sorpresa a noi, a Massimo. Grazie, cosa fa Massimo? Risponde a tutte le domande, Massimo, sei pronto? Domani caffè, Massimo. Nell'ultima settimana abbiamo bevuto 25. Va bene, ragazzi, vedo che siete in due, c'è un pallini qua, riquadri ovunque. No, ragazzi, io posso intervenire, io dovrei mantenere una plomb professionale perché sono il match analyst del gruppo, ma vi dico che per me è un'emozione grandissima, oltretutto essendo anche milanista. Ma lo si legge dal tuo colorito, Borna. Tutto ciò, sì, è ancora più bianco del solito. Tutto ciò è bellissimo e mi ha fatto veramente piacere questa sorpresa organizzata da Luigi. Grande. Grazie a voi, ragazzi. Buona serata. Grazie, Massimo. Buona serata. Tante domande, sì. In difficoltà. Faremo il possibile. Ciao, ragazzi. Grazie. Grazie mille. Mi diciamo che era una sorpresa anche per buona parte di noi questa, perché neanche noi lo sapevamo, si vota fare i Gigi, quindi le nostre facce un po' così sono, anche perché era una sorpresa anche per noi. Mister, proviamo a ripartire, vediamo se Gigi poi ha altre sorprese, ma interverrà quando vorrà lui, perché lo sa che è sempre ben accetto. Mister, ti voglio partire dall'esperienza da giocatore, voglio partire dalla tua esperienza giovanile, perché tanti sanno che tipo di percorso hai fatto a livello di prima squadra, magari lo sanno meno a livello di settore giovanile, e io poi ho qualche domanda da farti su questo, anche che possa servire a chi lavora tutt'oggi con i giovani. Quindi, su un po' che tipo di percorso hai fatto tu. Beh, diciamo che ho fatto la classica gavetta, tanta gavetta per quanto riguarda gli inizi da calciatore, un po' di meno da allenatore, però comunque l'ho fatta, credo che siano esperienze imprescindibili per qualsiasi tipo di mestiere, fare esperienze, imparare da qualcuno, imparare con i più piccoli, credo che sia la cosa migliore. Da calciatore praticamente ho fatto tutto il settore giovanile dell'Arenato Curi di Pescara, una società dilettantistica che al tempo vinceva praticamente tutto quello che c'era da vincere a livello dilettantistico con giocatori del posto, e questo è stato un veicolo di formazione importante per me, laddove poi ho fatto l'allenatore, ho cominciato a fare l'allenatore, quindi ho preso grandi spunti. E poi io sono andato al Milan all'età di 17 anni praticamente, ho fatto 2 anni di settore giovanile, ho fatto il primo anno di Beretti, abbiamo vinto il campionato nazionale, il secondo anno di Primavera, e poi ho incominciato il mio giro per i campionati di Serie C, ho fatto ben 4 anni di Serie C, passando dalla mia prima squadra che è stata il Fiorenzuola, al Prato, al Monza in Serie C, anzi prima Monza poi Prato, e poi sono andato a Lecco e poi sono approdato al Monza in Serie B. Lì probabilmente c'è stata la mia grande esplosione, dove mi sono affermato, dove mi sono consacrato a certi livelli. Da lì poi sono andato al Napoli, ho fatto un ottimo campionato di Serie B culminato con la vittoria, e poi da lì l'anno dopo mi sono staccato praticamente dal Milan, mi ha acquistato il Verona, ho fatto 2 campionati di Serie A, per poi approdare alla Lazio, e poi 5 anni alla Lazio, e poi Milan, intramezzato da un anno al Bayern Monaco, quindi grande esperienza anche all'estero, e poi ho chiuso la mia carriera a Lecce. E qui si è conclusa la mia carriera nel 2012. Quindi questa è l'esperienza da calciatore. Una bella gavetta. Io partirei proprio dall'esperienza da giovane calciatore. La prima cosa che ti voglio chiedere io è, nel tuo percorso giovanile, quali sono stati i consigli degli allenatori che poi ti sono più serviti per diventare poi il Massimo Oddo che ha approdato a Milan, che ha approdato in nazionale? Quali sono le cose che ti sono servite di più, che ti sono state dette? Ma più che consigli per quanto riguarda il calciatore? Sì, il giovane calciatore, sì, quando sei piccolo sostanzialmente. Ma consigli
tanti consigli, sicuramente tanti. Io credo che quello che ha inciso di più nella mia carriera, che ha fatto sì che la mia carriera culminasse comunque ad alti livelli, è l'impostazione familiare, quella sicuramente. Un allenatore, sì, ma non tanto per quanto riguarda l'aspetto tecnico-tattico, ma per quanto riguarda la disciplina, la formazione, lo stare sempre con i piedi per terra, il pensare sempre di migliorarsi, il non farsi sfuggire dalla realtà il fatto che io magari andavo a giocare sì in un settore giovanile importante come il Milan, ma era solo esclusivamente un'opportunità e non era una consacrazione. E quindi ho sempre messo al pari del mio sogno calcistico anche lo studio, la scuola, tant'è che ho sempre continuato i miei studi, mi sono riuscito addirittura a laurearmi, e questo secondo me ha fatto sì che sono sempre rimasto con i piedi per terra, ben focalizzato su quella che poteva essere un'alternativa a quello che poi effettivamente ho fatto, perché ci sono tanti ragazzi che hanno il sogno immenso di arrivare a giocare in Serie A, di giocare in grandi squadre, di giocare in nazionale, ma di questi ragazzi pochi arrivano, quindi la mia famiglia mi ha sempre inculcato questa mentalità, cioè quella di rimanere sempre con i piedi per terra, di focalizzarsi sul mio sogno, ma tenendo presente che ci sarebbe stata anche la grande, grandissima opportunità, la grandissima possibilità che non ce l'avrei fatta, e quindi di crearmi un'alternativa. E l'alternativa io me la sono creata, fortunatamente non mi è servita, perché non riuscito a fare il calciatore, probabilmente mi è servita comunque, anzi non probabilmente, sicuramente mi è servita nella vita. Sei stato sempre molto razionale comunque, quindi da quando dici nel tuo percorso, sempre con ovviamente l'obiettivo chiaro. Noi abbiamo avuto una diretta l'altra sera in cui parlavamo proprio di questo, quanto è importante avere la testa per un giovane calciatore per poi riuscire anche ad arrivare ai massimi livelli, e poi tu hai introdotto un altro argomento, quanto sono importanti i genitori su quello che è l'impatto che hanno su un giovane calciatore, sul loro figlio. Ma io credo che siano i due aspetti fondamentali per la crescita di un ragazzo che coltiva il suo sogno. Ci sono tantissimi giocatori che hanno qualità immense, che non sono mai riusciti ad esplodere e che tuttora li vediamo magari nei campionati inferiori, o che erano grandi promesse che poi hanno fatto poco nel calcio, solo esclusivamente per un motivo, che la testa non era quella giusta. Per testa si intende la passione, la voglia di arrivare, volersi mettere sempre in discussione, lottare per qualcosa di importante e alla fine arrivare. Abbiamo tantissimi esempi, ho avuto con me tantissimi compagni esempi di giocatori probabilmente normalissimi, probabilmente ci sono tantissimi giocatori che hanno qualità più grandi di compagni che ho avuto in grandi squadre, ma avevano una testa che bastava per superare quelli che erano i limiti tecnici o tattici. E mi viene in mente uno particolare che ha giocato tanti anni con te, che è nostro amico? Ma a proposito, no, ma io lo dico sempre, ad esempio. No, era una battuta, Rino, per esempio. No, ma lui lo sa. E questa è no, infatti. Questa è stata sempre la sua grande cosa. Rino l'ha sempre detto. È l'esempio classico, no? L'esempio classico di un giocatore normale. Un giocatore normale che però è arrivato ad un livello importantissimo per la forza mentale, per la passione, per la determinazione. Lui era un ragazzo che quando partiva in ritiro con il Milan arrivava 5 giorni prima per prepararsi al ritiro. Era un ragazzo che arrivava 2 ore prima al campo e andava via 2 ore dopo. Era un ragazzo che quando era già ad alti livelli al Milan e vinceva le Champions League rimaneva 20 minuti prima e dopo nuovamente a fare il muro, a fare tecnica, e questa è sempre stata la sua grande forza, ma non lo dico io, lo dice lui. Quindi sono convinto che la testa conti veramente per una percentuale altissima in quella che è poi il futuro di un calciatore. Poi ovviamente ci vogliono anche le qualità, questo non vuol dire che ad esempio lui non avesse qualità, aveva altre qualità. Però la testa è fondamentale, conta tantissimo, e poi l'educazione
è importantissima, perché ci sono tanti ragazzi, tanti talenti rovinati da, non dico dai genitori, ma dall'ambiente, quello sì, perché l'ambiente che lo circonda, l'ambiente ci fanno parte sicuramente le famiglie. Io faccio sempre un esempio ai miei figli o ai ragazzi che mi chiedono come si fa a diventare giocatori. Io, la mia risposta è sempre una, mettersi sempre in discussione. Quando io tornavo a casa con Musetto, quando avevo giovanissima età, e dicevo "Mister, non mi ha fatto giocare", la prima risposta di mio papà era "Vuol dire che c'è qualcuno che in questo momento è più bravo di te, lotta e allenati per diventare migliore di lui". E quindi mi inculcava nella testa il fatto che la colpa non era degli altri, ma era la mia. E siccome io avevo passione per il calcio, ascoltavo il papà, perché è giusto che sia così, e in maniera positiva, cioè cercando di mettere in discussione me stesso e non gli altri. L'importanza dei principi, quindi, anche avere dei principi poi che ti possano portare a crescere sia come uomo ma come calciatore anche. Assolutamente sì. Io ho una domanda a proposito di questo, mister. Viste le tue esperienze anche come allenatore nel settore giovanile, hai trovato delle differenze? Nel senso, è più difficile far rimanere un giovane calciatore con la testa ben focalizzata sull'obiettivo, o il contesto rispetto a quando eri tu nel settore giovanile è cambiato? No, è più difficile. Sono altri tempi. Gli aspetti sociali sono devastanti, in positivo e negativo, ci mancherebbe, però non è semplice da spiegare, ma quando io avevo 6 anni, 7 anni, 8 anni, avevo un'unica passione, che era il calcio, non c'erano altre distrazioni. La distrazione del calcio fatto con la squadra era il calcio fatto nel campetto, quando finivi l'allenamento con la squadra, quando non c'era l'allenamento con la squadra. Quindi nella mia testa c'era solo esclusivamente il calcio, non c'era la PlayStation, non c'erano i social, non c'era il telefonino, non c'era nulla. Quindi quando sposavi una passione e ti piaceva, era quella, basta, era unica, era incondivisibile con tutti gli altri, con tutte le altre cose che oggi sono tante. E io ho fatto fatica addirittura con i miei figli, perché purtroppo riesco a capire che le distrazioni sono tante, le passioni sono innumerevoli in questo momento, i condizionamenti sono tantissimi. Io non vedevo l'ora di uscire da scuola per andare a fare allenamento. Oggigiorno non è più così, è difficile, difficilissimo trovare la stessa passione che avevamo noi giovani una volta in quello che facevamo ai tempi di oggi, ma non per colpa loro, per colpa del sociale, che è completamente cambiato. E noi spesso ci siamo trovati durante le nostre dirette a domandarci quanto manca oggi il calcio di strada, chiamato così, poi con la crescita. Manca tantissimo e sicuramente era un valore aggiunto, perché sembrano cavolate, ma quando facevi noi giocavamo, lo dico io, ma penso che chiunque, anche qualcuno di voi l'avrà fatto, quando le porte erano una fronte all'altra, quando andava bene ed erano i due garage e in mezzo c'era una strada dove passavano le macchine, e tu in quel momento c'erano i marciapiedi, c'erano le signore con i passeggini che passavano, c'erano le macchine che passavano. Quello era un lavoro di psicocinetica, devi stare attento a tutto, devi stare attento al pallone, all'avversario, al compagno, ma anche ai passeggini, alle macchine, ai gradini del marciapiede. Quindi sembra una stupidaggine, ma faceva tanto, era veramente una formazione anche quella. E oggi manca, e chi nel settore giovanile non riesce a riproporre, a riprodurre questo tipo di allenamenti fa fatica, tant'è che tante volte oggi si dice non vengono più fuori i difensori di una volta o i giocatori di una volta. Non è che non vengono, perché sono dei settori giovanili dove lavorano molto bene e escono fior fior di giocatori, però non sono tutti i settori giovanili, non sono tutti allineati sotto questo punto di vista.
si potrebbe aprire un discorso veramente, veramente ampio, ma mancano queste cose qui. Oggigiorno nei settori giovanili non ci sono più i formatori, non ci sono più gli educatori, o meglio, sono pochi, ma sono tutte figure di allenatori proiettati al futuro, proiettati alla propria persona, al proprio essere, a voler arrivare, a voler dimostrare. E una volta, io mi ricordo, c'erano gli educatori, c'erano veramente gli educatori, e, quelli che ti insegnavano il calcio, ma ti insegnavano anche a vivere. Adesso, se vai a vedere un allenamento di settore giovanile qualunque, esclusi quelli veramente di alto livello, a me mi è capitato tantissime volte di passare e vedere ragazzi di 13-14 anni provare la marcatura zona nel calcio d'angoli, o provare mezz'ora di tattica della linea 4 precisa che sale. Quelle sono cose, a mio modo di vedere, assolutamente sbagliate, assolutamente errate. Nel settore giovanile bisognerebbe fare altre cose, bisognerebbe insegnare i fondamentali. E prima di insegnare magari una linea e a giocare a zona, si dovrebbe insegnare a marcare l'uomo. E queste cose qua si fanno poco in questo momento. Direi quasi niente, perché io vedo, a volte vado a vedere mio figlio che gioca, che ha 11 anni, Ricky, che tra l'altro saluto, che ci sta seguendo, e gli fanno fare delle cose che a 11 anni e mezzo, dei lavori di forza, di fisici, che secondo me a quell'età lì non hanno nessun senso, possono essere solo dannosi, per quello che posso capirne io. Ma ci sono, no, ma anche questo, sotto questo punto di vista ci sono pareri discordanti, ma anche lì sono deleteri se vengono fatti male. Il lavoro propedeutico secondo me è fondamentale, come deve essere un lavoro propedeutico quello tecnico, quello tattico, deve essere un lavoro propedeutico anche quello fisico, perché nessuno vieta a un ragazzino di 14, 15, 16 anni a insegnargli a cosa dovrà fare fra 2-3 anni, e quindi magari i movimenti, non dico i pesi, ma i movimenti che dovranno fare fanno parte di un discorso di motorietà che si deve avere e che devi comunque insegnare loro, e se lo fai con cognizione di causa può essere anche una cosa utile. Quindi a 14 anni magari non fai i pesi, ma impari come dovrebbe essere fatto un esercizio con i pesi. Questo è una cosa propedeutica sicuramente che si può fare, ma lo devi fare in maniera corretta, lo devi fare con un certo criterio. Mister, io ti chiedo, non stai vedendo un po' un'inversione di rotta sotto questo aspetto? Cioè io penso che comunque pian piano le società stiano lavorando per mettere sempre più figure che siano comunque adeguate e professionali in quelli che sono ruoli, così come dedicati, come l'allenatore di calcio giovanile. Ma io questo non lo so, me lo auguro perché la formazione di un ragazzo ha bisogno di tutto, come dicevo prima, non c'è solo un aspetto tecnico, non c'è solo un aspetto tattico, ma c'è anche un aspetto fisico. Come ho detto prima, io sono cresciuto nel Renato Curi di Pescara, che è una società dilettantissima, che solo io ho vinto 3 scudetti a livello giovanile. Non c'erano giocatori che venivano fuori da fuori, erano tutti giocatori del posto. Evidentemente veniva fatto un lavoro come si doveva fare. Ma se mi andate a chiedere che cosa ti ricordi tu di quando eri piccolo, cosa facevi da Renato Curi, io non mi ricordo tanto la palla, l'esercitazione, gli allenamenti. Io mi ricordo i cerchi, mi ricordo la forca, la famosa forca, mi ricordo tanta tecnica, mi ricordo. Noi avevamo un preparatore atletico che all'epoca faceva preagonistica, cioè ci insegnava a cadere, ci insegnava a fare le capriole. Con questo voglio dire che ci insegnava la coordinazione. Oggi, io l'ho visto con i miei occhi quando ho allenato anche a livello giovanile, una delle più grandi carenze che hanno i ragazzi di oggi è la mancanza di coordinazione. Non sono assolutamente coordinati, e quando tu arrivi a una certa età e devi calciare in porta, non sei coordinato, tu puoi avere tutta la forza che vuoi, ma calcerai sempre male.
Ecco perché a livello propedeutico è fondamentale fare un certo tipo di lavoro. Anche perché poi gli effetti li vedi quando poi ti ritrovi in prima squadra e devi avere a che fare comunque con gente che dal punto di vista coordinativo di forza ha un impatto veramente importante, e quindi tu devi riuscire a starci dietro. Infatti io, in chiusura del discorso giovanile, quindi del massimo modo durante il periodo giovanile, ti voglio chiedere quali sono le difficoltà maggiori che hai incontrato quando dall'under 19 del Milan ti sei trovato poi a doverti confrontare con la prima squadra, quindi il salto da primavera a prima squadra. Oddio, è dura, sono passati tanti anni a ricordarsi queste cose. No, scherzo, però sicuramente è un aspetto di forza, perché quando vai con grandi l'aspetto fisico è fondamentale, ma soprattutto l'intensità, la qualità degli allenamenti, la tecnica. Dovevi essere super concentrato, perché l'intensità degli allenamenti era un'intensità estremamente superiore a quella che eri abituato nel settore giovanile. Quindi, ma questo è un po' quello che pagano tutti i giovani che arrivano a giocare con i grandi. Io, nelle mie esperienze che ho avuto nell'allenare i grandi, ho sempre avuto questa sensazione, ma l'ho verificata con mano, che sono veramente pochissimi i ragazzi che escono nella primavera e sono pronti per la prima squadra. Anche io ho avuto anche i più grandi talenti che uscivano da un settore giovanile, ad esempio mi ricordo, ho avuto Daniele Verde che usciva dalla Roma, che aveva fatto sette presenze in Serie A, e lui ha fatto veramente tanta fatica il primo anno, perché ci vuole un po' di adattamento, sia tecnico, sia tattico, sia fisico, e soprattutto mentale, perché quando tu esci da una primavera, giochi da primavera, e non hai la malizia, non hai tante cose che ti consentono poi di stare con i grandi, e questa è la più grande pecca che abbiamo in Italia. Io sono assolutamente uno di quelli che sposa le seconde squadre. Per me i ragazzini dovrebbero fare massimo un anno di primavera, poi dovrebbero andare a fare esperienze con i grandi. Ecco perché secondo me le seconde squadre sono fondamentali. Io ho avuto la fortuna di avere un'esperienza all'estero, nel Bayern Monaco, al tempo già c'erano le seconde squadre, e mi ricordo che quell'anno, in quella grande squadra che avevamo nel Bayern Monaco, eravamo 22 giocatori di prima squadra, e c'erano 5 ragazzi aggregati alla prima squadra, era il 2008-2009, erano 5 ragazzi aggregati alla prima squadra che comunque facevano parte della seconda squadra, ma che si allenavano con noi e poi andavano a giocare il weekend con la seconda squadra. Questi 5 giocatori erano Alaba, Müller, Batstuber, Contento e un altro che mi sfugge, di questi 5, 3 l'anno seguente hanno fatto una finale di Champions League. Sono cresciuti bene, mister. No, ma questo per farvi capire, insomma, che a differenza dei ragazzi italiani all'estero, laddove hanno questa possibilità di giocare già da giovanissimi con i grandi, arrivano più pronti, sono decisamente più pronti. Ma non parlo fisicamente, parlo proprio mentalmente, e crescono in maniera smisurata a livello mentale, tant'è che i giovani che escono prima in Italia, dopo 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, un anno, incominciano a ingranare e a fare bene con i grandi. Ma è difficile, è difficilissimo. Ho avuto un solo giocatore che l'ho preso la primavera e l'ho fatto giocare, che è stato Torreira, ma è un caso veramente eccezionale, per il resto hanno fatto veramente tanta fatica. Assolutamente. Ti chiedo, mister, un esempio un po' pratico di questo momento. Quanto è importante per i giovani del Milan giocare insieme a Ibra? Andiamo su pratico. Si parla tanto dell'importanza di Ibra dal punto di vista della leadership. Ma è importante per i ragazzi del Milan giocare con Ibra, come è importante per un ragazzo giovane, promettente, di prospettiva, giocare in una squadra dove ha punti di riferimento. Se tu hai una squadra con tanti giovani di prospettiva, ma con poche guide, fare sempre fatica, e questi giovani faranno più fatica a crescere. Io ho avuto una di queste esperienze nel mio Pescara della Serie A.
avevo tantissimi ragazzi di grande talento, giovani, parlo di Caprari, parlo di Cristante, parlo di Biraghi, tutti questi giocatori qua, ma ce n'erano tanti altri, che erano tutti giocatori di sicuro avvenire, di grande prospettiva, ma non avevano all'interno delle guide importanti. E quando tu non hai delle guide importanti, anche il giovane fa fatica, comunque cresce in maniera più lenta, questo è fuori dubbio. Quindi sicuramente avere un giocatore come Ibrahimovic per un giovane ti aiuta a crescere dal punto di vista tecnico, tattico, ma anche dal punto di vista mentale, per come approccia, per quello che ti dice, per come ti aiuta a crescere. Assolutamente, giocatori di quel calibro sicuramente ti aiutano. Mister, iniziamo a entrarci un pochettino nella fase un pochettino del massimo Oddo, quando arriva a livelli massimi. La cosa che ti volevo chiedere io è quando ti sei accorto di voler fare l'allenatore? Una domanda che spesso faccio. E come? Io non ho mai voluto fare l'allenatore, okay. Non ho messo questa idea, tant'è che io quando ho smesso di giocare nel 2012, la prima cosa che ho fatto è stato il corso da direttore sportivo. Avevo conseguito un anno prima la laurea in management sportivo e il mio grande sogno nel cassetto era fare il dirigente, a tutto tondo, un po' alla Gagliani, ecco. Gagliani era un po' il mio prototipo di dirigente, quindi che si occupasse di area tecnica, ma anche di altre cose, di altre competenze manageriali, di merchandising, un dirigente a tutto tondo, ecco. Ho studiato per questo, l'ho fatto, solo che e poi ho trovato un po' delle difficoltà perché ho fatto proprio fatica a trovare, sai, quando vuoi fare allenatore tu hai fatto tanti anni di carriera, vai su un campo, sbagli, ma riesci a fare qualcosa, insomma. Quando tu vuoi fare il dirigente sicuramente devi essere accompagnato ed educato da una persona che abbia esperienza, perché se tu vuoi imparare a fare un contratto qualcuno te lo deve insegnare, mentre se tu vuoi far fare i tiri in porta li sai far fare, questa è la grande differenza. Non ho mai trovato una persona disposta a farmi crescere, forse perché il nome era ingombrante, forse perché magari vedevano in me un livello di cultura alto, una laurea che magari oscurasse qualcosa, non so cosa, però ho trovato veramente un muro, una grande difficoltà. Sono stato praticamente, ho provato per un annetto a inserirmi a fare questa cosa qui, non ci sono riuscito. Nel frattempo è uscita un'opportunità al Genoa. E all'inizio non volevo andare, e poi una persona mi ha detto: ma tu sei sempre stato uno aperto a fare tutto. Ha detto: tu vai, se ti piace continui, se non ti piace hai fatto un'esperienza. Ha avuto ragione, ci ho pensato, ci ho riflettuto, e anch'io ritenevo che poi nella vita fondamentalmente non devi mai chiuderti nessuna porta. E ho iniziato e penso che sia stata una delle esperienze più belle della mia vita, allenare proprio i ragazzini di 14-15 anni. Un'esperienza veramente bella, fantastica, ma proprio per l'età che avevano. Sì, sì. Si vede proprio dalla faccia anche con cui ce lo dici. Quindi diciamo che è arrivata quasi per caso questa cosa di iniziare ad allenare. E ti chiedo, quindi tu ti ritrovi a fare allenatore, ma quanto poi sono stati importanti gli allenatori che hai avuto, qualcuno in particolare magari, per poi riuscire a fare il lavoro di campo? Quanto ti sei trovato in maniera naturale poi sul campo a fare allenatore? No, di naturale non c'era nulla, perché tu comunque, come ho detto prima, è vero che hai giocato tanti anni, hai giocato ad alto livello, ma poi un conto è andare al campo e obbedire a una persona che ti dice devi fare questo, e un conto è proporre quello che devi fare. Mi ricordo il mio primo giorno di allenamento con i ragazzi di Genoa, la sera sono andato a letto e ripensavo e mi sono vergognato, perché ho fatto un allenamento veramente brutto, una cosa indicibile. E il giorno prima chiamavo tutti i miei allenatori dei settori giovanili, perché ma io che cosa devo fare, come faccio questi ragazzi, cosa devo fare?
E il primo giorno fu veramente un trauma per me, perché ero completamente imballato, non sapevo cosa fare. L'emozione, mister. No, non era l'emozione, è proprio non sai cosa fare, cioè non sai come porti con questi ragazzi, anche perché è la tua prima esperienza, non hai un'idea di come puoi giocare a calcio, che cosa vuoi fare, cioè non, è una cosa completamente diversa. Ecco perché è veramente difficile, secondo me, per una persona iniziare già con i grandi o essere buttato dentro, è veramente una cosa difficile. Io penso al mio primo giorno e dico è impossibile. Cioè, o sei veramente un talento, ma se no cioè, rischi veramente di fare delle figure. E poi invece piano piano, con la passione, con l'impegno e quant'altro, ho elaborato piano piano tante cose, ma questa elaborazione che ho fatto è stata possibile perché allenavo i giovani, perché allenando i ragazzi di 14 anni che effettivamente avevano davanti un ragazzotto che aveva giocato 300 partite in Serie A, era campione del mondo, aveva vinto 100 league e quant'altro, è normale che pendono dalle tue labbra. E qualsiasi cosa ti dici, loro fanno. Non hanno la capacità a quell'età di pesarti, capito? Loro pendono le tue labbra e fanno quello che dici. E quante, scusate il termine, puttanate gli avrò potuto dire, una marea. Ma era utile a coprirlo. Però te lo puoi permettere perché hai davanti dei ragazzini. E l'insieme di tante cavolate che ho detto, cioè io sono entrato a fare allenatore con 100 idee in testa, di queste 100 magari ne sono rimaste 5 e ne ho messe dentro altre 2000. È così che si crea un percorso, è così che si crea un'idea di calcio. Non puoi avere un'idea di calcio il primo giorno che inizi a allenare. L'idea di calcio viene facendo esperienza, facendo gli errori, sbagliando sul campo, facendo un allenamento, preparando un allenamento che poi ti rendi conto che sul campo non si può fare perché è impossibile. Ma questo lo puoi fare con i ragazzini, perché se tu lo fai con i grandi rischi delle figure berbere. Certo. Sabo, vuoi dire qualcosa? Devi intervenire. Sabo, mi senti? Si è frizzato, Sabo. Si è frizzato, ma se è l'emozione. Sabo? No, connessione. No, io ascoltando il mister, preparazione, passione, impegno e gavetta sono quattro concetti che poi vengono sempre fuori, no? Sia nel percorso da giocatore che da allenatore. Mi incuriosiva sapere quanto cambia poi il tuo coinvolgimento mentale nel passaggio da giocatore ad allenatore, perché quello che abbiamo visto noi nelle nostre esperienze è che l'impegno mentale dell'allenatore sono 24 ore al giorno senza quasi mai stacco. È una droga. Diventare allenatore vuol dire drogarsi, vuol dire drogarsi di calcio, nel senso che io ho fatto il calciatore per 35 anni, e io per 35 anni non vedevo l'ora di andare al campo, fare quello che mi diceva l'allenatore, allenarmi, arrivare la domenica, giocare. Se vincevo ero contento, se perdevo mi dispiaceva, poi tornavo a casa e il giorno dopo andavo a fare allenamento, era passato tutto. Sì, ti poteva dispiacere un giorno, 24 ore, così, pensavi agli errori, alle cose che avresti potuto fare di più, di meno e quant'altro, ma poi finiva lì. L'allenatore vinci, perdi, dopo un minuto sei sul pezzo a pensare a cosa dovevi fare, cosa non hai fatto, come preparare la prossima partita, contro chi giochi, come giocano, come giochi tu, come li puoi mettere in difficoltà, come non li puoi mettere in difficoltà. È un lavoro che veramente ti usura, ma veramente ti usura il cervello. Tant'è che se vedete Pippo Inzaghi, 3 anni fa dimostrava 30 anni, adesso dimostra 56, glielo dico sempre. Anche una sessantina, una sessantina. Fare no, a parte le battute, ma è la verità, è la verità. È un lavoro che ti prosciuga e se non hai passione non lo puoi fare. Non lo puoi fare, sei troppo coinvolto e in più la cosa più devastante è che ti senti il 100% delle responsabilità di qualsiasi cosa succede. Perché mentre tu da calciatore perdi una partita, hai persa insieme ad altri 27 compagni e c'è un allenatore che ti ha detto quello che dovevi fare, e l'allenatore
se perdi è colpa tua, c'è niente da fare. Quindi ti senti il peso di una responsabilità enorme. E poi il calciatore pensa ad andare al campo e allenarsi e fare il meglio possibile. L'allenatore deve pensare a come giocare, la tattica, la tecnica, il calcio d'angoli, e questo riguarda il campo. Poi i media, conferenze stampa, giornalisti, rapporti con 30 giocatori, 25 giocatori della rosa, non tutti sono uguali, ognuno ci si deve relazionare in maniera diversa, quello ha un carattere, quello ha un altro, quello di cui parlare face to face, l'altro invece di parlare a muso duro davanti a tutto il gruppo, l'altro non ti lo puoi permettere perché il carattere particolare si offende, l'altro lo devi coccolare, l'altro lo devi gestire, e questo con i giocatori. Poi devi gestire il direttore sportivo, devi gestire il team manager, devi gestire il presidente, devi conoscere queste figure, sapere come parlarci e cosa dirgli. È un lavoro del cavolo, il lavoro del cavolo. E all'interno di questo lavoro del cavolo, che importanza ha il tuo staff? Ah, lo staff è fondamentale. È fondamentale perché è quello che vi ho detto adesso, no? L'allenatore riceve un miliardo di informazioni al giorno, dal presidente, dall'area sportiva, dall'area medica, dai giocatori, dal tifo, da tutti quanti. Quindi le informazioni che arrivano, per forza di cose, devono essere in qualche modo filtrate da qualcuno. E lo staff deve fare questo. Lo staff deve essere uno staff che ha un'idea, un'opinione di calcio in linea con il tuo modo di vedere il calcio, ma con un'opinione diversa. Perché ti deve aprire la mente, perché lo staff che ti dice sempre sì non va bene. E lo staff deve essere un po' l'opposto di quello che sei tu in determinati giorni. Se tu sei nervoso, lo staff deve essere più calmo. Se tu sei più calmo, lo staff deve essere più nervoso. E se tu dici ti arrabbi con un giocatore, lo staff lo deve calmare. Se tu dai una carezza a un giocatore, lo staff gli deve dare uno schiaffo. Quindi è un lavoro, cioè, l'ho detto a grandi linee, sembra quasi una favoletta, ma ti deve completare. Sì, ti deve completare per forza. In tutto questo, ovviamente, il lavoro di staff è fondamentale, perché è un lavoro enorme che si fa, non solo nel preparare gli allenamenti, nel preparare una partita, è un lavoro enorme, perché dietro un semplice allenamento di un'ora e mezzo ci sono ore di lavoro per programmare al meglio un allenamento. Io, Marco, se permetti, avrei due domande da porre al mister. Una, proprio per deformazione professionale, io nella mia esperienza ho incontrato che nella preparazione della prossima partita davano importanza diversa all'avversario, nel senso che ci sono allenatori che danno più importanza alla propria squadra piuttosto che all'analisi dell'avversario, altri allenatori che basano molto su come gioca l'avversario, e altri allenatori che invece bilanciano un po' le due cose. E tu come ti poni? E dipende dalla squadra che hai. In linea di massima io sono un allenatore che pensa alla propria squadra, a quello che deve fare la propria squadra, però non può esistere il calcio senza... Il calcio c'è un avversario, quindi anche l'avversario va valutato, e all'avversario vanno prese contromisure. Quindi non può esistere il gestire solo la propria squadra e non l'altra. E quindi bisogna fare un po' di tutto. Però poi dipende dalle caratteristiche della tua squadra, dei tuoi giocatori. Io credo che un allenatore si debba sempre e comunque adattare ai giocatori che ha e alla squadra che ha. Quando sento gli allenatori che dicono questo non è il mio calcio o quant'altro, secondo me è una frase che non ha senso, perché i principi di un allenatore possono essere sempre gli stessi. Il principio è cercare di giocare palla a terra, verticalizzare, queste cose qui. Ma poi il proprio calcio è
non esiste. Esiste il calcio che ti consentono i giocatori di fare in quella determinata squadra. Se tu hai una squadra non fisica e tecnica, fai un certo tipo di calcio. Se hai una squadra più fisica e meno tecnica, fai un altro tipo di calcio. Quindi un allenatore si deve sempre adattare a quello che ha. La seconda domanda era quella, scusami Luigi, la seconda domanda è forse un po' più bastarda come domanda, però è: quanto è importante per un allenatore saper parlare con il presidente? Diciamo che è più importante che quanto il presidente sa parlare con un allenatore. Ma oggigiorno, allora, premesso il fatto che oggigiorno i presidenti non sono più come i presidenti di una volta, in linea di massima i presidenti di oggi sono presidenti, direttori sportivi, preparatori atletici, allenatori, fanno tutto, e in linea di massima cercano di mettere il becco in tutto, e dall'altra parte tu sai che è il presidente, sai che parla, e quindi non puoi dire neanche più di tanto. E quindi devi saperci parlare, devi saperci convivere, devi saperlo convincere, e devi avere la tua personalità che consente di non oltrepassare i limiti, quello sì. Però ogni presidente ha una sua peculiarità, un suo carattere, e a seconda di quello della persona che hai davanti devi relazionarti al meglio possibile. Io ho avuto diversi presidenti, alcuni che ti lasciavano fare un po' di più, alcuni un po' di meno, alcuni si intromettevano un po' troppo, e a seconda delle circostanze devi cercare di mediare. Ovviamente tutto questo condizionato dal fatto che di quello che stai facendo in quel momento nella squadra. Se sei forte in quel momento ti puoi porre in un certo modo, se sei meno forte è più difficile, questo sì, perché poi loro in un batter d'occhio ti mandano via, è una loro caratteristica. Massi, quanto è importante secondo te l'aspetto tattico rispetto alla gestione del gruppo quando alleni una squadra forte, diciamo di alto livello, che può vincere? Ti faccio l'esempio di tu che hai vinto la Champions nel 2007 con una squadra che comunque era forte, per cui non c'era un giocatore di quelli che hanno giocato la finale o che erano in panchina che poi sono subentrati che potesse essere scarso. In quel momento lì Carlo è riuscito, secondo me, per come l'ho vissuta io insieme a voi, sembrava che andasse uno, due ore, tre ore prima della partita, il giorno prima, sembrava che andasse a fare l'amichevole scappoli ammogliati, cioè trasmetteva una serenità che secondo me ha trasmesso anche a voi, poi se ne tengo consapevolezza. Non è che, secondo me questo è importante, poi magari ci sono altri allenatori che la vivono più di adrenalina, che anche in campo si comportano diversamente, però io ho avuto la sensazione che vivendo quella finale lì, proprio lui fosse, desse la sensazione a tutti quelli che lavoravamo, e voi giocatori soprattutto, di serenità, di sicurezza. Sì, ma questa era una caratteristica di Ancelotti, quella di essere sereno in qualsiasi momento, in qualsiasi contesto. E Luigi, che ti devo dire? Ci sono allenatori che hanno allenatori con caratteri diametralmente opposti, ma che entrambi hanno vinto e hanno perso, quindi non c'è una regola fissa. Molto può dipendere dall'empatia che riesce a stringere un allenatore con i propri giocatori, ma anche no, perché ci sono stati tanti esempi di allenatori non propriamente simpatici, ma che hanno vinto tanto. Certo. E quindi non c'è una regola. Io credo che la regola più importante sia veramente l'alchimia che si crea all'interno di un gruppo. Oltre le qualità tecniche, le qualità tattiche, la bravura di un allenatore, ma c'è una commistione di cose che consentono a una squadra, un team, di fare grandi campionati e di raggiungere grandi obiettivi. Cioè,
il Milan del 2007, il nostro Milan del 2007 che ha vinto la Champions League, non avrebbe mai vinto la Champions League se non avesse avuto una società forte come in quel momento era il Milan, se non avesse avuto all'interno del proprio spogliatoio due o tre giocatori fondamentali a livello empatico con tutto il resto del gruppo all'interno dello spogliatoio, non avrebbe vinto se il rapporto che c'era fra squadra e magazziniere non fosse stato così buono, o con quello intendevo, esatto, sì, o con quello sanitario, o con tutto il reparto sanitario. Cioè, quando vinci, non vinci per una sola ragione, non vinci perché hai la squadra forte, vinci perché attorno a una squadra forte ci sono tante altre componenti che fanno sì che si crea un'alchimia che ti permette di raggiungere risultati incredibili. Cioè, quello che sta succedendo secondo me in questo momento al Milan, cioè, voi siete un po' tutti uomini, un po' tutti di calcio, no? Chi più chi meno, chi più tecnico, chi meno tecnico, ma io credo, quanti siamo? 7, 8? 5. Qualcuno, gli altri sono usciti, ma comunque qualcuno pensa che il Milan sia in questo momento la squadra più forte, e prima perché è la squadra più forte? No, cioè, il Milan è sicuramente un'ottima squadra, sicuramente l'Inter ha un potenziale, sulla carta, perché poi non vuol dire niente, però l'Inter è considerata la squadra più forte del Milan, la Juventus è una squadra più forte del Milan, probabilmente anche il Napoli secondo me è una squadra più forte del Milan. Perché il Milan sta là davanti? Perché in questo momento si è creato un'alchimia tra tante componenti che fanno sì che questa squadra sta facendo cose strepitose. Io da milanista mi auguro che arrivi fino in fondo, però sono queste le cose che fanno sì che poi una squadra possa raggiungere grandi livelli. Non basta solo il bravo allenatore, perché il bravo allenatore non vince niente. Cioè, se noi prendiamo il più grande allenatore del mondo, che è Guardiola, e lo mettiamo in qualsiasi squadra di Serie A, non è detto che vince, non è detto, o non è che se tu Guardiola lo prendi e lo metti nell'ultima squadra di Serie B si salva, cioè, non è detto, perché non ci vuole solo l'allenatore bravo, ci vogliono tante componenti, perché il calcio è il calcio, cioè il calcio sono 11 giocatori che vanno in campo, più quelli che rimangono in panchina, poi c'è una società alle spalle, il pubblico, l'ambiente che si crea. Guardate l'Atalanta, io non penso che l'Atalanta sia una squadra che sia a livello tecnico, parlo di livello tecnico, al pari di Juve, Inter, queste qua, però ha risultati simili. Perché? Perché l'alchimia che si è creata nell'Atalanta tra giocatori, allenatore, tifosi, ambiente in generale, ti porta a dare qualcosa in più, a fare qualcosa in più e a diventare una squadra importante. Quindi non basta solo l'allenatore importante, non basta solo la squadra forte, non basta, ci vogliono tante cose che fanno sì che si possa creare un'alchimia giusta per vincere. Infatti, ti ricordi quel 2007 quando gli abbiamo promesso di portarli al caldo a fare la preparazione invernale e siamo stati a Malta dove c'erano, non so, ti ricordi, 90 gradi di vento e la temperatura che era vicino ai 5 gradi. Io non c'ero perché io sono arrivato a gennaio. A gennaio, ecco. Il tempo di vincere la Champions League. Esatto. Okay. E la promessa era, ottimo tempismo, era quella che saremmo dovuti partire per Dubai, poi è successo qualcosa di imprevedibile e abbiamo detto no, andiamo a Malta che comunque il tempo è bello, fa caldo. Io ero andato 20 giorni prima a vedere e avevo capito che non era così caldo, che non faceva così bel tempo. Quando siamo arrivati c'erano 8 gradi, un vento della Madonna, e non ti dico Rino cosa può avermi detto, però detto per tutti i 12 giorni. Ce lo puoi dire anche questo? No, beh, potete immaginarlo. Però lì si è creato, in quei 12-13 giorni, si è anche lì, come giustamente tu, si è creata un'alchimia con tutti. Alla fine sono stati i primi 2-3 giorni un po' difficili, poi ci si è divertiti alla fine. Si sono divertiti tutti e si è creata quell'atmosfera. Poi sei arrivato tu che hai messo la ciliegina. Sì, sì, no, ma effettivamente è così. Poi tornando invece a
la differenza tra una grande squadra e una piccola squadra. Certo, più va in alto e più conta la gestione del gruppo. La gestione del gruppo conta tantissimo anche in qualsiasi categoria, ma anche nei ragazzini, nei settori giovanili. Però più vai su e meno conta l'aspetto tecnico-tattico, quello sicuramente, perché tu quando vai a allenare Cristiano Ronaldo, cioè, che gli dici? Cioè, quando tu alleni Kakà e Seedorf, cosa gli dici? Ecco, Carlo Ancelotti, io faccio sempre un esempio, no? Noi, se vi chiedo, vi ricordate come giocavamo nel 2007, il modulo di Carlo Ancelotti? 4-3-2-1. Quindi tutti quanti siete concordi che giocavamo 4-3-2-1. Ecco, perfetto, noi giocavamo 4-4-2, anzi 4-4-1-1. Solo che tutti quanti dicevano 4-3-2-1, perché? Perché Clarence Seedorf, che era il nostro vero allenatore, Obama. Scherzando. Però Clarence Seedorf, lui si è sempre sentito, lui è un trequartista. E quindi tu non gli potevi dire mettiti sulla fascia sinistra e giochiamo 4-4-1-1 con Kakà e Inzaghi davanti. E Carlo andava da lui e diceva no, giochiamo 4-3-2-1 con Clarence, che ti metti tu Clarence e Kakà, i due trequartisti. E lui gli diceva, però tu Clarence quando torni, siccome sei il più forte di tutti e sei quello un po' più, tatticamente più acuto e quant'altro, quando torni scivola più sulla sinistra, capito? E quindi lo portava a fare l'esterno sinistro. Cioè il quarto di centrocampo. Ma sembra una battuta, ma era veramente così. E poi magari questa, è stata l'arma quella anche di quel Milan. Questa era la forza di Ancelotti. E se tu invece di usare questa, tra virgolette, tattica, gli diceva no, Clarence, no, 4-4-2, Clarence ti metti sulla sinistra, e non si creava più quell'alchimia che c'era, perché Clarence nella sua testa non si sentiva il trequartista, quindi pensava che lì non poteva giocare e le cose non venivano così. Cioè, sembra una banalità, ma è la verità. Questa è gestione pura di un allenatore nei confronti di un proprio giocatore. Anche riconoscere chi è davanti. Io ho una domanda, mister Net. Abbiamo parlato di gruppi, abbiamo parlato di alchimia. La nazionale del 2006, ovviamente bisogna toccare anche questo argomento. Prima di chiederti, ovviamente dal punto di vista del gruppo, io penso a quella nazionale e penso che attualmente ci sono veramente tanti giocatori che sono usciti da quella nazionale che attualmente fanno i tecnici, oppure fanno gli opinionisti, come abbiamo avuto prima, comunque come abbiamo parlato anche prima di tanti giocatori che adesso fanno gli opinionisti. Quello che ti voglio chiedere io è, quanto si parlava tra campo e panchina? Cioè si vedeva che c'erano dei giocatori che poi comunque erano predisposti a diventare allenatori? Io mi immagino una riunione tecnica con dentro Gattuso, dentro Pirlo, dentro te, dentro Inzaghi, cioè dentro tutti questi giocatori. Ma no, noi ci limitavamo a fare i giocatori, quello sicuramente, perché avevamo grande rispetto. I tempi sono un po' cambiati, noi facevamo i giocatori. Oggigiorno ci sono tanti giocatori che vorrebbero fare anche gli allenatori. Ma noi eravamo molto rispettosi dei ruoli, e poi certamente c'erano giocatori che erano allenatori in campo, ma non perché dovessero fare allenatori in campo, perché avevano questo tipo di impronta. Però c'erano tanti ragazzi su cui non avrei scommesso neanche una lira, perché sicuro che sarebbero diventati allenatori, come ci sono tanti ragazzi su cui non avrei invece scommesso che non lo fossero diventati. Rino sicuramente era uno di quelli che certamente avrebbe fatto l'allenatore, però non era mai comunque così scontato. Poi tipo anche dipende pure da tante cose, ecco. Però io credo che sia una casualità, che tanti di quel gruppo abbiano fatto gli allenatori. Non è che tanti hanno fatto gli allenatori perché hanno avuto Lippi o Ancelotti, no? Tanti hanno fatto gli allenatori perché in quel gruppo l'indole era quella. L'indole di tanti di quei ragazzi era quella, tutto qua. Certo. Invece ci puoi dire qualcuno su cui non avresti puntato di quello che è diventato, certo, di qualcuno di questi? Ah, Nesta, per esempio. Ma non perché lui lo ha sempre detto, no? A me non farò mai l'allenatore. E poi le cose cambiano, vedi? Sicuramente quelle cose cambiano, sono veramente tante.
tutti che sono diventati allenatori, e tanti hanno anche delle idee molto interessanti e le stanno mostrando nei maggiori campionati. Mister, passiamo alla parte un pochettino più tattica nella nostra diretta, sta veramente volando il tempo. Noi abbiamo un momento che l'abbiamo chiamato Nord, Sud, Ovest, Est, che è un momento in cui tu ci introduci un pochettino quelli che sono i tuoi principi, quindi quella che è l'impronta che ti piace dare alle tue squadre, così poi introduciamo anche il momento insieme al nostro match analyst che ha preparato un pochettino di immagini delle tue squadre. Quindi parliamo fase possesso, fase non possesso. Dici un po' qual è la tua idea di calcio. Ah, la mia idea di calcio è quella di... A parole sembrano... Cioè, se tu chiedi qual è la tua idea di calcio a 10 allenatori in questo momento, praticamente ti rispondo tutti più o meno alla stessa maniera, cioè grande aggressività, alta intensità, recupero immediato del pallone in avanti, cioè, queste sono tutte cose. La grande difficoltà è mettere in pratica, perché la grande difficoltà è trasmettere le tue idee, non è avere le idee, perché ci sono tantissimi allenatori bravissimi che hanno grandissime idee, ma la cosa più difficile è trasmettere queste idee, e tu riesci a trasmetterle e creando anche empatia con i tuoi giocatori, cioè devi essere credibile in quello che fai e in quello che dici. A me piace un calcio giocato, sicuramente un calcio dinamico, un calcio dove di movimento. E una volta feci un'intervista e risposi che il mio calcio era un calcio, l'idea mia di calcio che vorrei mettere in pratica, che sicuramente è riuscita nell'anno della Serie B del Pescara, è quella di un calcio con una fase di possesso palla, di caos organizzato, l'ho chiamato, dove c'è continuo movimento, continue rotazioni, non ci sono punti di riferimento, dove c'è occupazione degli spazi, dove se un giocatore è marcato non può rimanere nella stessa posizione ma si deve muovere per creare altro spazio, e un calcio ragionato, un calcio dove i compagni devono sapersi muovere in campo in relazione non solo all'avversario, non solo alla palla, ma anche ai propri compagni, quindi in relazione alla palla, ai compagni e al pallone, perché sono tre le cose che ci sono in campo, no? Oltre l'arbitro. E quindi sono tre punti di riferimento che si devono sempre tenere ben saldi in testa. E, è difficile a parole, sarebbe più facile con carta e penna, ma cercandolo di spiegare, se io sono un qualsiasi tipo di giocatore in campo e sono marcato, devo fare un movimento. Dove vuoi, cioè l'uomo più vicino al pallone marcato si muove e gli altri si muovono di conseguenza. Se io vado verso il mio compagno andrà via e un altro andrà a occupare lo spazio che ho lasciato vuoto io. Questa è l'idea di calcio che ho, questa è l'idea di un calcio verticale quando si può, ma oggi è un calcio difficile perché tanti allenatori, tante squadre giocano su di te, tante squadre magari si chiudono, soprattutto se sei una squadra che gioca tanto palla a terra, e quindi ci sono due modi per aggirare una squadra che si chiude ed è arroccata: muovere velocemente il pallone o alzare la palla. Alzare la palla non mi piace. Poi anche nelle immagini che andremo a vedere, quindi le commenteremo poi anche insieme, mister, così almeno anche chi ci segue da casa avrà un quadro molto più chiaro di quella che è la tua idea di gioco. Secondo me c'è una domanda molto interessante che ci fanno da casa. Lorenzo ci chiede cosa significa trasmettere, proprio da un punto di vista della comunicazione o poi proprio dal mettere in pratica a livello metodologico, credo che intenda. No, trasmettere... La comunicazione serve solo per spiegare, ma poi il trasmettere per me è creare l'empatia giusta per convincere i tuoi giocatori che quello che dici è la cosa giusta. E la cosa più importante è la convinzione. La convinzione deve avere ogni singolo allenatore, perché un allenatore deve farsi vedere convinto e deve convincere i propri giocatori, ma non riesce a convincere i propri giocatori se non è convinto se stesso. Questa è la priorità.
deve convincere prima se stesso e poi poter convincere i giocatori. Io andrei con le prime slide e lascerei la parola al nostro match analyst, poi noi, io e Sabo e anche Gigi, interverremo nel caso avremo delle curiosità. Sì, io, mister, ho provato a scoprire un po' quelli che potrebbero essere i tuoi principi, mi sono rivisto in quello che hai detto prima. Cominciamo con la costruzione e l'occupazione degli spazi. Ho preso in esame proprio il Pescara. Qui vediamo nella prima slide c'è una costruzione con i due difensori centrali più Torreira come vertice basso. In questo caso il Perugia, la partita era contro il Perugia, il Perugia viene a prenderli, si forma un 3 contro 3 per affrontare questo 3 contro 3. La cosa bella sono i movimenti che vengono messi in atto dai centrocampisti. Quindi poi nella seconda slide si vedrà Torreira andare via e Verre venire incontro al pallone, con Torreira che va ad occupare la zona che era stata occupata precedentemente da Verre. E nella terza slide ci sarà addirittura Memushai, che era la mezzala opposta, che viene a cercare il pallone per dare l'uscita al difensore centrale. Questo secondo me è un concetto molto moderno, no? Di fluidità anche dei ruoli. È esattamente quello che dicevo prima. Nella prima slide si vede sostanzialmente un 3 contro 3 dove le due punte vanno a prendere i nostri due centrali e il nostro play è marcato. Ecco, questo è il momento in cui il play non ha senso, non c'è ragione per cui si faccia dare la palla, perché in quel momento è marcato, quindi l'unico modo per creare difficoltà all'avversario è farsi marcare, cioè Torreira deve farsi marcare, ma facendo un movimento e facendosi seguire. In quello spazio che lui lascia, arriva un altro giocatore che intuisce quel movimento di Lucas, di Torreira, e viene a prendersi quello spazio lì. Questo diventa in automatico una rotazione, quella non è altro che una rotazione, una rotazione non data dal fatto che l'allenatore dice ruota, ma lo fanno i giocatori in campo perché si rendono conto che quando sono marcati devono creare uno spazio vuoto per il compagno che viene a prendere la palla. Infatti è proprio una consapevolezza dello spazio più che una rotazione semplice. Esatto, sul concetto di liberare e occupare lo spazio. Esattamente, sì, perché se sei marcato ti devi muovere, ma se tu ti muovi e il giocatore che ti marcava non ti segue, vuol dire che ti sei liberato. Quindi il 90% delle volte il giocatore che ti marcava ti segue e si crea uno spazio laddove viene un altro tuo compagno a ricevere il pallone. Mister, io ti volevo chiedere, ma cosa ne pensi tu di quella giocata anche poi su un compagno che magari è marcato, quindi ha un avversario a 2 metri, ma che se che è fatta bene sul piede giusto, con un controllo orientato, comunque ti può portare a dei vantaggi importanti. Tu la chiedi ai tuoi giocatori, cerchi di evitarla perché è comunque un passaggio rischioso, in fase di costruzione soprattutto? No, nel momento in cui, nella misura in cui il passaggio è facile, cioè facile nel senso che non è un passaggio, cioè se un mio compagno viene a prendere il pallone mi viene a 4-5 metri e quello è un passaggio che serve a far muovere gli avversari, non serve, è fine a se stesso, non diventa fine a se stesso nel momento in cui chi è venuto a prendere palla e ha scaricato, in quell'esatto momento in cui scarica si muove in un'altra posizione, non rimane fermo. Quindi ha provocato un movimento dell'altra squadra. Un passaggio interlocutorio, quindi. Certo, perché anche un passaggio di semplici 5-6 metri a te non costa nulla, perché fai camminare la palla, ma la squadra avversaria si muove. In quel momento, se tu cerchi quel passaggio, scarichi la palla e ti muovi, crei sicuramente dei varchi, delle zone dove andare a ricevere quel pallone. L'importante è che non stai fermo. Obblighi i tuoi avversari a riadattarsi, in sostanza, no? Esattamente sì. Il concetto principale non è tanto il primo smarcamento, ma il secondo smarcamento, perché il concetto io dico sempre ai miei ragazzi:
bisogna dare il più possibile soluzioni al portatore di palla. È impensabile che solo un giocatore possa dare una soluzione, ma due, tre, quattro, anche cinque giocatori devono dare una soluzione al compagno. Ma il pallone è solo uno. Quindi nel momento in cui c'è una scelta e su quattro soluzioni il mio compagno ne sceglie uno, è fondamentale, importantissimo, che gli altri tre che non hanno ricevuto fanno un secondo smarcamento. Quello, secondo me, è il principio più importante per me. Perché nel momento in cui io non vengo scelto come prima soluzione, mi devo subito mettere a disposizione per dare una seconda opportunità di scelta al mio compagno. Mister, una domanda su queste slide che poi vedremo anche dopo, ci saranno altre cose. Quanto sono importanti le distanze tra i giocatori? Nel senso che noi vediamo anche i terzini che sono, non sono sparati in alto come a volte si vede in alcune partite, tutti i giocatori sono più o meno molto, molto vicini. Quanto è importante avere le distanze giuste con questo tipo di gioco e quanto è difficile trasmettere questa cosa ai giocatori, allenarla? Ah, vabbè, ma le distanze sono importanti, sono fondamentali, non sono sempre le stesse. Una delle cose più complicate che ho riscontrato è il far capire ai miei giocatori la situazione di pericolo e le posture del corpo. Cioè, in campo ogni giocatore ha una postura del corpo. A seconda della postura del corpo, un compagno di squadra deve capire che cosa sta facendo il mio compagno. Cioè, se la mia postura del corpo è indirizzata verso destra, è inutile che il terzino sinistro mi rimane aperto, largo, perché in quel momento io posso permettermi di stare più stretto, perché sicuramente la palla non verrà da questa parte, e sicuramente andrà dalla parte opposta, e quindi io devo mettermi in posizione per cercare di tenere stretta la squadra e che soprattutto che in un momento in cui si perde palla sono nella posizione giusta. E poi la percezione del pericolo. Io quello che ho notato è che veramente c'è tanta fatica a capire la percezione del pericolo. La percezione del pericolo nel calcio, secondo me, è tutto. Ci sono momenti della partita in cui tu palleggi da dietro e non c'è nessun tipo di pericolo, allora ti permette di stare più aperto, più largo, perché essendo più largo sicuramente il campo da coprire da parte degli avversari è più ampio ed è quindi più difficile prendere il pallone. Poi ci sono momenti in cui aumenta questa percezione del pericolo perché gli spazi sono più stretti, perché i miei compagni sono magari un po' più marcati, c'è più pericolo in quel momento di perdere la palla, e quella lettura è una lettura fondamentale, una lettura importantissima che ti consente in quel momento di capire se puoi stare più aperto, se puoi stare più alto, oppure se devi metterti un po' in protezione perché quella palla sta per essere perduta, sostanzialmente. È un concetto, sembra stupido, ma non è semplice da far capire. Non è semplice da far capire ai giocatori stessi, dico. Anche perché poi tutto viene a una velocità. Certo, poi c'è l'intensità, la velocità, quindi è complicato. Andando avanti nel discorso, perché poi secondo me ci saranno anche delle slide su questo tipo di situazioni di cui stavi parlando, mister. Andando avanti con le slide, un'altra cosa che avevo notato è la gestione del lato forte e del lato debole, sempre in fase di possesso. Lato forte, cioè, si crea una buona densità, si gioca molto palla a terra con scambi stretti, qui stiamo parlando sempre del Pescara, ma è una cosa che ho rivisto per esempio anche nell'Udinese. Scambi stretti, spesso 1-2, rotazioni tra i giocatori, occupazioni degli spazi, poi cambio di gioco, e sul cambio di gioco si va ad attaccare grazie a uno dei tre quarti che viene, o la punta che viene incontro, 1-2 col terzino che sovrappone. Questa scelta è una scelta per andare ad attaccare la squadra giustamente nel lato debole, ma è una cosa su cui tu ti ritrovi, no? Giusto?
Ma sì, ma penso che sia abbastanza scontata, nel senso che se tu giochi da una parte, ecco, se tu vai alla slide precedente, ecco, in questo caso è normale che tu stai giocando in una zona di campo dove due squadre sono lì e quindi è difficile andare a occupare determinati spazi perché non ci sono, perché tutti gli spazi sono occupati dai miei giocatori e dai giocatori avversari. Quindi anche qui un attacco della profondità è impensabile, non c'è, cioè non esiste un attacco di uno spazio perché non c'è spazio. L'attacco dello spazio viene fatto laddove lo spazio c'è, quindi nella parte opposta. Ecco, nel momento in cui viene cambiato gioco, e si vede poi palesemente, ecco qui ci sono questi spazi da attaccare, dall'altra parte non ci sono. Quindi è una preparazione, tu devi in linea di massima cercare di attrarre la squadra da una parte per poter poi andare a attaccare quelli che gli spazi vuoti che si vanno a creare dalla parte opposta, perché in quello spazio dove stai giocando gli spazi non ci sono. Quello che mi aveva colpito a me era l'importanza di avere dei giocatori che leggano bene la situazione. In questa slide, per esempio, c'è Memushai, che nel lato forte si disinteressa praticamente completamente del pallone e inizia ad allargare la sua posizione fino ad arrivare sulla linea del fallo laterale nell'altro lato del campo. E l'importanza di avere dei giocatori del genere l'ho ritrovata anche per esempio nell'utilizzo, anche se con caratteristiche diverse chiaramente, però di Baracca all'Udinese. Sì, l'Udinese era un gioco diverso, completamente diverso, perché il sistema di gioco era diverso, ma i principi erano gli stessi. Erano giocatori con caratteristiche assolutamente diverse. Io sono arrivato all'Udinese e ho trovato una squadra molto estremamente fisica, non con tantissima qualità, ma con tanta gamba. Avevo giocatori di grande gamba, di grande ripartenza, come Janto, come Barak, come Lasagna. E noi sfruttavamo quelle che erano sostanzialmente le nostre caratteristiche, quindi facevamo una grande fase difensiva abbastanza solida e cercavamo di sfruttare le caratteristiche della ripartenza. Abbiamo fatto tantissimi gol creando delle ripartenze, ma il principio fondamentale e sostanziale era sempre lo stesso. Cioè quello di andare a non ricevere sostanzialmente quasi mai la palla tra i piedi, ma di andarla a ricevere nello spazio e occupare lo spazio libero. Abbiamo fatto ad esempio un gol contro il Bologna meraviglioso, dove è partito tutto dalla difesa, sono stati 4-5 passaggi, tutti nello spazio, cioè nessuno ha ricevuto sui piedi. E quello era un po' l'emblema del principio che volevamo mettere in campo. Però, nonostante fosse un gioco completamente diverso all'Udinese, l'attacco all'area era sempre portato da almeno quattro giocatori. Cioè, qui vediamo col Pescara che addirittura c'era un 6 contro 6 al limite dell'area. Però poi io ho preso anche una slide, non me ne vogliono i miei amici del gruppo interisti, nella partita tra Inter-Udinese, riuscite comunque ad attaccare l'area con molti giocatori, nonostante un gioco diverso. Sì, no, ma il gioco era diverso, però dopo il gol lo devi fare, ma quello dipende dal coraggio che dai, la voglia che dai alla tua squadra di andare a fare gol. È ovvio che tu più giocatori porti avanti e più hai dei problemi dietro, quindi rischi a volte di rimanere anche in parità numerica, ma quello lo devi accettare. L'importante è che nel momento in cui vai ad attaccare l'area avversaria, chi non è in quel momento interessato all'azione offensiva rimane concentrato nell'andare in avanti e nel ragionare negativamente, cioè nel momento in cui esce il pallone gli uomini davanti a te, anche accettando l'uno contro uno, devono essere assolutamente marcati. Questo tipo di gioco, comunque, questo tipo di attacco dell'area, comunque, è favorito anche da un recupero di palla alto anche con l'Udinese.
No, è fondamentale, perché se tu attacchi con tanti uomini ma la tua difesa rimane staccata dietro, rischi costantemente il contropiede o l'inferiorità numerica. È inevitabile che nel momento in cui decidi di attaccare l'area con tanti uomini, devi per forza di cose accettare tante volte l'uno contro uno in fase difensiva, scivolare bene, ma soprattutto andare a prendere gli uomini offensivi in avanti, quindi il più corto possibile. Posso fare una domanda, ovviamente non da tecnico, però leggendo un'intervista di una persona che penso tu conosca bene, che è Galeone, che tra l'altro oggi compie 80 anni, che è un po' che ha tenuto a battesimo tanti allenatori, insomma, che ha... lui ha fatto questa intervista dove praticamente dice che questa moda, riferendosi anche a Rino, anche a Gattuso, che gli piace molto come allenatore, ma che adesso tutti tendono a giocare la palla dal basso, e lui fa l'esempio e dice: a me viene lata le ginocchia perché il portiere tocca palla più volte del centrocampista. Lui dice praticamente che secondo lui, soprattutto per certe squadre che non hanno una tecnica eccessa, è rischioso ed è un po' diventata una moda. A volte io anche da tifoso, quando vedo ci stanno in area 2-3 minuti, con sta palla, dico: ma tira la lunga e via. È sbagliato? Cioè, condividi un po' quello che dice Galeone, che a volte è un po' esasperata questo atteggiamento, o secondo te è quello il futuro, da lì non si torna indietro? No, il futuro nel calcio non c'è, il futuro torna sempre al passato, sono le mode che vanno avanti. Adesso praticamente il calcio sta tornando, con grandi esempi come Gasperini e Juric, a marcatura uomo, cioè, quindi stiamo perdendo questi due allenatori, a mio avviso molto bravi, con le loro idee, al di là che vincano o perdono, ma comunque hanno delle loro idee, giocano sostanzialmente a uomo, quindi siamo tornati a 50 anni fa, quindi non è una questione che si rivive sempre un po' tutto. E Galeone, a mio avviso, ha ragione, cioè, nel senso che tante volte è diventata una moda, cioè, fondamentalmente tu devi saper giocare da dietro quando c'è effettivamente un vantaggio. Ma se tu hai delle squadre che ti vengono a prendere sostanzialmente uno contro uno in avanti, la risposta chiara e limpida è che se hanno l'uno contro uno davanti, avranno anche l'uno contro uno dietro, quindi in quel caso il vantaggio non è più giocare lì davanti alla tua area, ma giocarti l'uno contro uno avanti, quindi probabilmente una palla lunga costruita potrebbe essere sicuramente più opportuna di giocare da dietro. E questo quando soprattutto si gioca a palla ferma, quindi dei rinvii dal fondo, di giorno quasi tutte le squadre ti vengono a prendere uno contro uno. Quindi a volte dovresti sfruttare questa cosa e quindi farti venire a prendere per giocare alla lunga, sostanzialmente. Poi ovviamente si possono costruire tante cose per rendere pericolosa una palla lunga, quello sì. Sì, anche perché mister, vediamo tante volte quando parte la rimessa del portiere, il portiere con due difensori a fianco, magari due esterni posizionati sui lati, è una situazione di grande pericolo se ci ragioniamo, perché hai la palla nella tua area di rigore, una situazione statica come partenza, ti vengono a prendere lì, rischi di tirarti il problema in casa tante volte, no? Sì, no, ma infatti è così. Io ai miei ragazzi ho sempre detto: giocare la palla da dietro va bene nel caso in cui tu hai la possibilità di giocare, cioè quando hai una superiorità numerica. Quando hai una superiorità numerica tu lo puoi fare, ma quando tu hai la parità numerica devi fare qualcosa di diverso. L'unica superiorità che puoi avere è quella che ti dà il portiere. Quindi a me piace molto nel calcio moderno l'integrazione del portiere nella costruzione, però in quel caso anche il portiere deve riconoscere il pericolo e deve riconoscere la fattibilità del gioco da dietro o la fattibilità di un lancio in avanti e mettendo uno contro uno i nostri attaccanti con i loro difensori, non viceversa. Mister, io una cosa che trovo in molte delle cose che stai dicendo è quanto sia importante allenare poi la scelta e la lettura della situazione. E io ti chiedo, dal punto di vista metodologico, proprio come l'alleni tu, questa capacità poi di leggere le situazioni e di capire cosa è meglio fare? Ah, vabbè, ma questa è una cosa imprescindibile del calciatore. È ovvio che un allenatore
può dare delle soluzioni, ma poi le scelte sono sempre di tutto. Io ho sempre detto che nel calcio non vince mai chi è perfetto, ma vince chi sbaglia di meno, quindi è inevitabile che durante una partita le scelte si sbagliano, bisogna assolutamente cercare di fare il più possibile le scelte giuste. Io penso che quello che, almeno quello che mi quello che faccio io, che provo a fare quando alleno i miei ragazzi, è quello di dare il più possibile delle soluzioni. E mi ricollego a quello che ho detto prima, nel senso che quando c'è un portatore di palla, il portatore di palla deve avere almeno 3-4 soluzioni, poi la palla è una, e quindi creare soluzioni dopo le soluzioni. Se io scelgo una soluzione, al passaggio successivo bisogna ricreare altre 3-4 soluzioni per il nuovo giocatore che ha la palla, però poi le scelte sono sempre dei giocatori. Quello che deve allenare un allenatore è cercare di dare più soluzioni possibili, poi la scelta è loro. Assolutamente, rimarrà sempre così, anche in base a quello che è il loro percorso. Ormai siamo nell'extra time, perché ti abbiamo chiesto 90 minuti e siamo già al quarto minuto di recupero, mister. E innanzitutto sei stato veramente disponibile, io poi lo dico sempre, ci diamo sempre degli obiettivi di tempo, però poi quando parli di calcio e trovi gente che vuole parlare di calcio, finisci sempre per trovare mille cose da dirti, quindi è difficile, veramente è difficile stare nei tempi. Io non so se i miei colleghi, se Gigi hanno qualcos'altro da chiederti, che abbiamo rubato veramente tantissimo tempo. Colleghi? Volevo solo rubarti un altro minuto per un concetto che hai espresso in un'intervista qualche tempo fa, dicendo poi che in realtà la vittoria del Mondiale del 2006 per il calcio italiano in fondo è stata una sconfitta sul lungo periodo. Sì. Sì. Questo concetto, perché è molto interessante, secondo me sfugge un po' al pensiero comune. Sì, bisogna spiegarlo, perché sennò magari ti prendono per matto. Se hai fatto pensare a lungo, non ti prendo un per matto. Se pensi oggi con domani, sì. No, vabbè, però comunque bisogna spiegare il perché ho detto questa cosa qua. Cioè, io ho risposto a questa domanda perché quello era un momento in cui in tante parti d'Europa si incominciava a fare qualcosa di diverso, o non era ancora iniziato, insomma. In quel momento l'Italia ha vinto il Mondiale, e in quel preciso momento abbiamo creduto di essere ancora migliori, sostanzialmente. E laddove le batoste di Germania e altre nazionali hanno dato una spinta per fare qualcosa di diverso, noi ci siamo fermati. Questo è sostanzialmente quello che volevo intendere. Cioè, il Belgio ha incominciato a fare un certo tipo di discorso nelle accademie, nei settori giovanili, per la formazione dei giovani, quindi una formazione, una metodologia completamente diversa. La Francia ha incominciato a fare cose diverse, ma sia a livello tecnico-tattico, ma anche a livello di strutture e infrastrutture, che è una cosa fondamentale. E non è da sottovalutare. Cioè, io ho avuto la fortuna di andare all'estero, e se tu hai le strutture che hai all'estero, sicuramente puoi fare molte cose, tantissime cose. Io quando ho allenato nei settori giovanili, avevo un'ora e mezza per fare allenamento e non mi potevo fermare 10 minuti in più con un giocatore a fargli fare la tecnica, perché non c'era lo spazio, non c'era il campo. E non è una cosa da sottovalutare. Quindi altre nazioni hanno cominciato a ragionare in maniera diversa, ad adottare metodologie diverse, e i risultati li hanno visti. L'ha visto il Belgio con il lavoro che ha fatto negli ultimi anni, l'ha visto... i Paesi Bassi, insomma, tanti, l'Olanda, tutte la Francia ha avuto una crescita incredibile nel livello dei propri campionati, la Germania stessa, e noi siamo rimasti dietro. Mister, secondo te, un pochettino come l'Italia di Mancini fa ben sperare un po', secondo sì, te? Sì,
Sì, perché io ho avuto la fortuna di conoscere Roberto, è stato il mio allenatore nella Lazio, sicuramente oggi un allenatore completamente diverso perché il nostro mestiere è un mestiere in continua evoluzione e quindi oggi non è sicuramente il Mancini di quando l'ho avuto io, ma parla il campo per lui, è una nazionale giovane, fresca, una nazionale che gioca spensierata, che prova a giocare a calcio. Ha cercato di costruire non solo un aspetto tattico, tecnico, ma ha cercato di costruire una certa empatia di squadra, di giovani. La grande differenza fra la nazionale di adesso e la nazionale mia, di quando c'ero io, è che in quella nazionale c'erano fior fior di campioni, giocatori che avevano un'esperienza incredibile in campo nazionale, ma soprattutto in campo internazionale. Non c'era un giocatore che non avesse giocato almeno 20 giocatori, 20 partite di Champions League in quelle nazionali lì, tranne qualcuno, insomma. In questa nazionale paga, secondo me, l'esperienza. Cioè le nazionali di oggi, perché? Perché una volta il calcio italiano era il top a livello europeo e quindi tutti i giocatori italiani giocavano ad altissimo livello. Adesso il campionato italiano non è più il primo campionato d'Europa, il livello è un po' più basso e tanti di questi giocatori italiani non hanno la possibilità di giocare in coppe europee, non hanno esperienza internazionale, che è un'esperienza fondamentale per quando vai a giocare quel tipo di partite. Perché non è uguale giocare una partita di campionato a una partita di Champions League. Luigi ne sa qualcosa, lui ne ha fatte tante. Però è la verità. No, la verità, ma anche la tensione che si sente, l'atmosfera è completamente diversa. Lui, secondo me, Roberto, ha capito questa cosa e sta portando un gruppo di giovani che avevano pochissima esperienza, perché se andate a vedere i ragazzi che sono in questa nazionale, tanti non hanno neanche mai fatto la Champions League. Li sta portando a un certo livello internazionale, di calcio internazionale. E quindi li sta crescendo, li sta portando. Ecco. E crescere in nazionale A non è male comunque come percorso anche per questi giocatori, quindi sicuramente ci fa ben sperare questo. Beh, certo. Assolutamente. Mister, ti abbiamo rubato veramente tantissimo tempo. Ah, sì, l'ultima domanda, così proprio molto tecnica. Vinciamo, no, scusa, Pedro, vai. Il Milan secondo te ce la fa vincere lo scudetto? Un po' più impersonale, dai. Sì. Me l'ha partito, scusa. Mi auguro di sì, La sarà squadra molto. rossonera ce la farà conquistare lo scudetto. Mi auguro di sì, ma ci sarà da battagliare tanto perché è difficile, dura. Dipenderà anche molto da questo mercato, perché veramente la grande differenza che c'è fra Milan e una Juventus non sono tanto gli 11 giocatori che vanno in campo, ma è la rosa, la lunghezza della rosa. Perché quando hai a che fare con tante partite, tante competizioni, cioè quando devi sostituire Ibrahimovic, diventa dura, capito? In questo momento, la Juve, se non gioca Morata, gioca Dybala, quindi sicuramente c'è qualche vantaggio in più. Cioè la lunghezza della rosa, la qualità della rosa fa la differenza. L'anno scorso, a mio avviso, posso anche sbagliarmi, ma se non ci fosse stato il lockdown, il campionato per me lo vinceva la Lazio, perché era troppo lanciata. La Lazio aveva solo una partita a settimana e la Juve aveva la Champions League e altre competizioni e si bilanciava un po' questa cosa qua. Poi è successo quello che è successo, 1.000 partite in una settimana, la rosa della Lazio non ha la qualità in lunghezza della rosa della Juve e perde i colpi, è inevitabile. Quindi è favorita ancora la Juve, secondo te, anche quest'anno, proprio per il discorso che dicevi? C'è la Juve, c'è l'Inter, ci sono tante squadre. Per me le squadre più accreditate in questo momento sono Milan, perché primo, Inter e Juve. Sicuramente la Juve è sempre la squadra da battere, Sicuramente sarà divertente quest'anno il campionato come. Sicuramente sarà divertente. Ma lasciamola a Milano, poi decidiamo in corso d'opera da che parte, dai, Ah, adesso. stancarmo, stancarmo. Sempre in maniera impersonale, mi raccomando.
Va bene, ragazzi, è stato un piacere. È stato un piacere. Grazie, Massimo. Parlare con voi. Grazie, mister. Grazie, mister. Grazie davvero. Se vuoi salutare i nostri, chi ci ha seguito per oltre un'ora e mezza di diretta, e poi ci... ringrazio per avermi sopportato. spero che vi abbia tenuto una buona compagnia. Assolutamente, noi abbiamo dovuto tagliarci Gigi, se no noi saremmo andati avanti ancora a lungo. Avevamo Gigi che diceva: dai, lasciamolo andare, poverino. No, va bene, a parte gli scherzi, mister, grazie, grazie a tutti, grazie, grazie Savo, grazie Corna, grazie Gigi. Grazie. Ciao, grazie. Ciao Massi, grazie mille. A presto. Alla prossima puntata, grazie.